L'orchestra delle religioni deve avere tre strumenti. Se suoni solo il violino, la tua musica è destinata a morire. Dalle parole ai fatti, perché per Yisca Harani, ebrea, storica delle religioni e attivista, come ama definirsi, interreligiosa, il dialogo tra le fedi non è un'astrazione. Tanto da dedicare una calda mattina di luglio alla ripulitura del cimitero musulmano del Monte Sion, quello della famiglia Dahani, proprietari del cenacolo a partire dal XVI secolo, quando le autorità ottomane cacciarono i francescani convinti che al piano inferiore ci fosse la tomba del re Davide, venerato come profeta anche dai fedeli di Allah. Dal 1948 il Monte Sion dipende dalle autorità israeliane. Due volte all'anno ripuliamo il cimitero dai rifiuti e dalle pietre che lanciano dal tetto. Desideriamo che questo luogo sia rispettato perché ci sono sepolti i nostri antenati. Ci aiutano anche dei volontari ebrei. Il cimitero musulmano del Monte Sion è stato l'ultimo ad essere inserito nel progetto di Yisca. Prima i suoi volontari hanno ripulito quello cristiano. È cominciato tutto 5 anni fa, dopo uno dei primi atti di vandalismo. Esso è sempre una decisione di individui e gruppi che vogliono cancellare la memoria dell'altro. Ho deciso di fare qualcosa, coinvolgendo amici ebrei, cristiani e musulmani. Dalla pulizia alla documentazione storica sui personaggi sepolti intorno a uno dei luoghi più contesi della Terra Santa. Bisogna preservare la memoria di tutti. La storia di Gerusalemme è un'orchestra, non l'esibizione di un solista.